E adesso parliamo di qualcos'altro che dà altrettanto relax e anzi molto spesso proprio si pratica Sì, con la musica, no? Con anche una con la musica di sottofondo. musica, sì. Benvenuta Laura Bonomi con la quale Grazie. parliamo di yoga. Laura, questo è di fatto l'ultimo Ultimo appuntamento di un incontro. ciclo dove abbiamo spiegato, Sì. hai insegnato, hai Abbiamo mostrato tante mostrato diverse posizioni e per cose. capire un po' quello che è lo yoga. Esatto. Adesso, ammesso che qualcuno si sia interessato e abbia provato Adesso magari sì, magari, queste. esatto, se qualcuno si è incuriosito, diciamo, abbiamo dato così un primo approccio, una prima iniziazione. Soprattutto abbiamo parlato molto di respirazione, avevamo visto nelle prime puntate le estremità e sono molto importanti chiaramente per portare la consapevolezza nel proprio corpo. E poi abbiamo parlato anche di movimenti dinamici, abbiamo fatto vedere qualcosina di un po' più dinamico anche per sfatare il mito dell'immobilità Dello dello yoga. Sì, yoga, dove le persone sono sempre spaventate, no? questa idea di Nel dover rimanere, tenere le tenere, posizioni a esatto. lungo. E quindi direi che beh, certe cose qui non era possibile portarle perché appunto erano più impegnative a livello fisico. Possiamo dire che nelle lezioni di yoga c'è anche un po' più di forza muscolare che si va a sviluppare. Avremmo bisogno di un pochettino più di spazio, per cui abbiamo forse soprattutto affrontato esercizi che riporto nei corsi di yoga soft, un po' più diciamo di lieve entità, Quindi e uno di yoga forza. definito soft perché è adatto a tutti di fatto? Adatto a tutti, anche a chi proprio ha dimenticato un pochettino il proprio corpo nell'andare del tempo e non fa magari attività fisica. Ma questo non Ogni vuol dire. riferimento all'intervistatrice è puramente casuale. Questo non vuol dire che uno sportivo non possa accedere a lui, cioè assolutamente Beh, abbiamo no, visto i giocatori anzi, della Vanoli nella scorsa edizione che esatto. È si sono proprio quello prestati che ho proprio fatto fare allo a loro yoga. proprio perché sono iperstimolati, quindi diciamo pure così, anche se il corpo è molto stressato dal punto di vista fisico e muscolare, come nel caso degli atleti, il corso è comunque adatto. Adatto sicuramente anche a Sì. chi ha bisogno di ritrovare una certa postura, perché sappiamo che Posturale, al quindi giorno blocchi d'oggi ci sono. cervicali, certo, lombari, abbiamo fatto anche nell'ultimo incontro quell'intervento sulla zona lombare. Ecco, quindi vabbè, direi che soprattutto forse quello che non abbiamo affrontato, perché non è possibile in questa sede, è il discorso mentale, che invece nello Hatha Yoga è preso in considerazione, infatti la mente è proprio il fine dello yoga. Ristabilire la mente vuol dire ristabilire anche l'equilibrio nel corpo e questo non vuol dire che non ci muoviamo, ma utilizziamo il corpo per arrivare alla mente. Quindi Hatha Yoga è proprio lo yoga della potenza fisica e interiore. Quindi possiamo dire che gli obiettivi di un corso di yoga o comunque delle sedute di yoga sono, diciamo, su piani paralleli, no? Sì, Passano dalla postura, dal corpo, certo. dalla fisicità alla Alla mente. mente, sì, cioè si cerca sempre di costruire un'armonia e quindi per fare questo ci vuole l'allenamento all'attenzione della mente verso quello che noi stiamo facendo in quel momento. È È più duro allenare il sempre, corpo o la mente? direi la mente, direi la mente. Molto spesso si capisce proprio subito, vedendo le persone, il corso del quale hanno bisogno, insomma, se una persona pensa di avere un disturbo psicosomatico, quindi accumula nervosismo, ansie e questo poi si va a scaricare in un dolore fisico, allora meglio che forse cominci con lo Hatha Yoga. Se invece sono problemi di postura, noi donne, lavori domestici e tutto e quant'altro, appunto, allora potremmo iniziare con uno yoga soft per avere un primo approccio. Come si Di questo svolgono le tipo, lezioni le normalmente, in uno e pratiche, sì. nell'altro caso? Diciamo che nel corso partiamo appunto dallo yoga soft. Intanto la durata della sessione è un po' più breve, proprio perché non ci sono questi esercizi mentali che vengono poi riportati nello Hatha Yoga. E sono sequenze un po' più dinamiche, sempre parliamo di lentezza, perché nella precisione del movimento ci deve essere la lentezza. Sono sequenze un pochettino più dinamiche, abbinate a un ritmo respiratorio che quindi non deve mai essere interrotto.
allenano molto la coordinazione dei movimenti, dei vari arti, quindi magari alziamo un braccio destro, allunghiamo la gamba sinistra, insomma tutte queste cose che imbrogliano molto spesso, no, le persone all'inizio. E quindi poi lavoriamo molto sulla rieducazione del respiro, perché ci deve accompagnare durante la pratica. Quindi c'è questo primo riscaldamento magari dinamico, poi c'è un'attenzione all'espansione respiratoria simile a quello che abbiamo fatto qui in studio, e poi abbiamo un rinforzo senz'altro della parte addominale, pelvica, una cosa. Abbiamo rinforzi degli arti inferiori, senz'altro, quindi ci possiamo alzare in piedi, fare qualche esercizio un po' più di forza. E poi abbiamo una conclusione, magari allungamenti, un pochino più di rilassamento a terra, ecco. Quindi, anche per cercare proprio di fare, sì, come dire, di far tesoro, di concretizzare, no, quello, esatto, che è stato fatto proprio durante la lezione. Senti, questa. Ma ci sono bravi, diciamo, e meno no, non ci sono, non me. Si fa, no, non si dice. No, voglio dire, ci sono persone che fanno più fatica a entrare in sintonia con lo yoga, non diciamo bravi, sì, e non bravi. Sì, esatto. Fanno più fatica perché la mente è più distratta, cioè ritorniamo sempre lì. È un discorso di concentrazione. È un discorso di concentrazione che non è stata allenata, è un discorso di avere tanti pensieri, di pensare in questo momento sto facendo questo, ma poi a casa devo fare tante altre cose, oddio come faccio? Allora la cosa più difficile è questa, far fermare un attimo la mente e farla continuamente tornare lì. Infatti io lo ribadisco sempre, non facciamo scappare la mente. Teniamola lì, sul muscolo che in quel momento si sta stirando. Questo è un approccio proprio molto semplice, far andare la mente verso lo stimolo che noi stiamo andando a creare nel corpo. Quindi con molta, molta attenzione. Sì, sì, e sì, un'altra, sì, domanda, noi abbiamo sempre detto che lo yoga è adatto a tutte le età, che sì, non ci sono, sì, problemi. Sì, sì. Ma da che età, per esempio, si può cominciare? Beh, c'è anche lo yoga per bambini, su, ecco, questo. Infatti. È più un gioco, è più un gioco yoga. Quindi c'è comunque, ci sono comunque delle fasi di percezione, i bambini reagiscono molto bene, anzi so di alcune scuole dove è stato introdotto lo yoga al posto della punizione. Quindi al posto della punizione la meditazione. E non è che dopo vedono yoga, lo yoga come una punizione, no, no? No, speriamo, no, di no. Reagiscono, non molto giochi bene. Reagiscono veramente bene. E quindi direi che a tutte le età. È chiaro, dopo si cercherà di istituire delle classi un po' omogenee, ma comunque io in una classe di yoga ho la 25enne, come abbiamo visto, che sono state e che mie ospiti, due ragazze. E comunque lavorare insieme. E il 70enne, cioè proprio non... Persone altamente sportive, persone, sì, invece, sì, che, sì, non, sì, sono, sì, abituate a, sì, far sport, che, sì, si riavvicinano così al movimento in modo molto, tutto, sì, molto lento e delicato. Alla persona, siamo proprio... Tu poi hai questa voce soft, questo modo di raccontare. Grazie. Che di sicuro mette a proprio agio le persone. Senti, ma... Sì. Abbiamo parlato nell'ultima volta che avevamo avuto con noi anche un ospite molto particolare, Augusto Bagnoli, certo, perché è stato aperto un centro nel quale, sì, collaborerai anche tu con i tuoi corsi. Il centro Olisora, proprio imminente apertura, infatti invitiamo pure a telefonare in segreteria per informarsi e già prenotarsi, anche perché hanno previsto delle promozioni molto interessanti per le iscrizioni, proprio per le primissime iscrizioni. E che corsi terrai? E quindi tengo corsi di yoga posturale soft, di cui abbiamo parlato, e di yoga posturale Hatha Yoga, quindi classico. Sono serali, ma potremmo anche prevedere dei corsi nella pausa pranzo, per esempio, cioè ancora tutto così sta partendo, per cui raccogliamo richieste. Quante persone hai per ogni corso? 12, numero ideale? 12, 12 massimo, persone, sì, massimo. Sono quelle che si riesce a seguire, insomma, dai. Perché 10, bisogna 12. Anche poi fare attenzione che non facciano movimenti scorretti. All'inizio, esatto, che la persona, proprio perché è inconsapevole, deve essere guidata e anche a volte curata a vista, per cui... No, perché si vuole fare sempre di più di quello che no, invece si adatta al proprio corpo e quindi c'è bisogno di una supervisione attenta all'inizio, quantomeno. E quindi insomma poi, non... Esatto, per lo yoga soft consiglierei una cosa, di fare almeno le due lezioni, perché è proprio più
una rieducazione alla gestualità quotidiana che andiamo a proporre, per cui senz'altro i miglioramenti apprezzabili ci sono se c'è una certa frequenza. Il corso di Hatha Yoga invece ha anche una durata maggiore come tempo, quasi un'ora e mezza, è molto più impegnativo dal punto di vista fisico di media intensità, ma comunque sempre nel rispetto delle condizioni e del fisico del praticante. E poi appunto ci sono questi esercizi mentali che andiamo a fare, ma sempre non fermi, anche muovendoci, quindi una curiosità particolare. E quindi è un po' più, diciamo, impegnativo e lascia proprio i suoi effetti durante l'arco della settimana. Questo è sicuramente quello, è una cosa sì. estremamente utile. Allora, grazie a Laura Bonomi e naturalmente lo yoga. E vi aspetto. Esatto, vi aspetti, i numeri di telefono ovviamente si trovano sul sito, sulla pagina Facebook. Sulla mia pagina, sulla pagina di Olis, sulla pubblicità che abbiamo qui sullo spot che gira. O altrimenti scriveteci che vi daremo noi tutti i riferimenti. Grazie a Laura Bonomi, ospite di Ore 12.